decisione. Passerei ora la parola al professor Benedetti, che è stato sindaco di Costermano per 25 anni, dal 1956 al 1980. Il professor Benedetti è una figura che tante famiglie di Costermano ricordano con affetto. È stato un amico, un padre, penso, per tutti noi, e continua ad esserlo ancora. Professor Benedetti. Qui mi avete tagliato l'erba sotto i piedi. Io cosa potrei dire? Dopo il discorso elevatissimo del nostro sindaco, che naturalmente ha mostrato delle capacità e una preparazione straordinaria, dopo quanto ha detto l'amico Salandini, a me che cosa resta da dire? Sì, che ho fatto il sindaco, ma questo l'hanno già detto loro. Ecco, come l'abbia fatto non si sa, perché non sono stato bocciato, insomma, ecco, si diceva che è stato promosso può essere con 6, può essere con 9, insomma, no. Ecco, perché l'ho fatto? Per uno stato di necessità. Dico sinceramente, non è stata una grande vocazione la mia, una grande scelta, no. Sono cresciuto in un ambiente democristiano e... Sì, va bene. Ecco, mi farò sentire più, ma non perdo mica tanto, perdo un po' le mie parole. Cose importanti le avete dette voi, io così, d'altra parte ho sbagliato anche le previsioni, io non mi aspettavo né un'assemblea simile, né degli interventi così elevati, né delle personalità che nella nostra società rappresentano duramente di ranghi superiori, insomma, no. Io mi aspettavo una chiacchierata fatta tra ex consiglieri comunali, ecco, una chiacchieratina con qualche piccolo accenno di cose particolari. Invece qui siamo partiti da molto in alto, siamo partiti dall'inizio, ma siamo arrivati molto in alto, per cui qualsiasi cosa che io dico è già scontata, è già sentita. Allora, io vi dirò perché l'ho fatto. Qui è presente una persona che mi ha inchiodato, dico, sulla poltrona di sindaco di Costermano per 24 anni. Questa persona forse può meritare anche la mia gratitudine perché mi ha fatto fare un'esperienza, eccetera, però mi ha messo una bella croce sulle spalle, perché è inutile farsi tante illusioni. Fare sindaco, o si porta la croce e se no si va a casa. E questa persona è, l'ho visto prima, mi ha salutato l'avvocato Nello Pinamonte, è presente, si alzi per piacere. Ecco, l'avvocato Nello Pinamonte negli anni 56 faceva il sottotenente degli alpini, mi pare, in quel di Vipiteno o su di lì, insomma, no? Però lui, stando fuori, muoveva le sue carte, le sue figlie, con una certa direttiva. Ora, si è creata una situazione a Costermano veramente brutta. Dopo esperienze fatte dalle precedenti amministrazioni, Pellegrini, Ferrario, insomma, le cose non andavano più bene. C'era soprattutto risentimenti, asti, riaffioravano le polemiche della fusione dei due comuni, Castion, Marciaga, Costermano, Altare, perché affioravano queste, ma erano manovrate, era una cosa veramente che mi dispiaceva. Per me, i cerumi di Costermano erano tutti uguali, Marciaga e Gazzoli, insomma, no? Ecco, e non potevo ammettere che si facessero delle preferenze, delle cose, insomma, così, o anche soltanto delle considerazioni, insomma, se non una cosa di più. L'avvocato Nero Pinamonte ha detto, ma bisogna mettersi in mano. Lui era neolaureato, era ufficiale, ma quello che terminava abbastanza presto, va bene, e per me era quello che poteva benissimo subentrare. E invece lui ha fatto una manovra, diciamo, un pochettino alle mie spalle, con buona volontà e con buona... infatti poi ha confermato che aveva visto abbastanza giusto. Però c'era stata un'elezione combattutissima, accesa, aspra, polemica, che non ha risparmiato niente nessuno. C'era in lista un consigliere, certo Maronia, che forse qualcuno ricorderà,
il quale era stato inserito qui a Costermano da parte di qualche rappresentante del popolo oppure di professionista, insomma, diciamo francamente, o il parroco oppure il dottor Sandri, che è stato il nostro bravissimo medico per tanti anni. Hanno detto, qui in Costermano ci vuole un intervento, insomma, che pulisca, che faccia mettere gli inizi di una rinascita, di una ripresa, eccetera. Perciò ci vuole, date le polemiche che ci sono all'interno, ci vuole un profeta che venga da fuori. E questo profeta è stato mandato, è stato imposto, è granilista. Ecco. Lì naturalmente si è fatta la campagna elettorale, eccetera, nessuno aveva parlato che chi sarebbe stato il sindaco. Vabbè, io non pensavo assolutamente che toccasse a me, perché dico qua ce n'è. A un certo punto, quando si è trattato poi di prendere atto del voto degli elettori, allora naturalmente sono sorte tante perplessità. Questo signore era venuto con il proposito di fare il sindaco, credo per conto delle ATRI, un'associazione cattolica, insomma, no? Ecco, non l'ha mai dichiarato, però soltanto dopo l'elezione si è impuntato e voleva a tutti i costi fare il sindaco. Io mi sono fatto da parte, ma lui non andava bene a nessuno, e perciò come faceva a fare il sindaco? Insomma, io presentarsi in consiglio comunale con le idee un po' chiare, insomma, no? E da quel momento lui ha capito che non tirava aria buona per lui e non si è più interessato del comune, mi pare che non sia venuto neanche alle votazioni per le elezioni del sindaco, eccetera, no? Ecco, da lì è venuto fuori poi che io dovevo farlo perché avevo qualche anno di più del Nello Pinamonte, Nello Pinamonte doveva anche aprire lo studio legale, eccetera, e allora dico, vabbè, insomma, accettiamo per 4 anni, si trattava di 4 anni, perché dal 56 si arrivava al 60, perciò erano 4 anni. Questi 4 anni poi, così, un po' per circostanze, un po' per, ma chissà, ecco, sono diventati 24. Capite che è un peso abbastanza grave. Ecco, difatti sono arrivato all'80, dal 56 all'80, sempre sulla solita poltrona, che era una poltrona scomodissima, perché Costermano, diciamo francamente, era uno degli ultimi comuni della provincia di Verona, uno degli ultimi comuni che non aveva avviato niente, la soluzione, nessun problema. Il problema più grosso, cos'era? L'acqua. La gente voleva l'acqua. E l'acqua c'era di qua, di là, eccetera, ma l'acqua passa attraverso i tubi costano soldi, i soldi non ce n'erano. Avranno amministrato bene i precedenti, eccetera, ma non hanno risolto niente. Perché quando a una popolazione non si dà l'acqua da bere, insomma, siamo in certe zone di sottosviluppo, insomma, no? L'acqua e il lavoro. Volevano l'acqua e il lavoro. Allora, per l'acqua abbiamo cominciato subito a comprare un po' di tubi, a fare le cose di emergenza anche, eccetera. E il lavoro? Il lavoro non era mica una cosa così a portata di mano. È maturato in quei primi anni, è maturata la decisione dei tedeschi di costruire il cimitero a Costermano. Quella è stata una fonte inesauribile, perché tutti i disponibili, tutti i disoccupati che c'erano, potevano andare a lavorare sotto la direzione di una ditta dalla corte di Belluno, e hanno costruito quella bella opera che è il cimitero militare tedesco. Ecco, qui è stato. Poi ci siamo dati da fare e è arrivato il maleficio poster dove si mandavano tutte le donne, per cui acqua e lavoro sono state le prime due cose. Però, se voi vi ricordate, da Costermano a Garda c'erano 2,5 chilometri di strada che non si poteva chiamare strada, era un progno, dicevamo, era un progno. Lì naturalmente bisognava anche aprire un pochettino perché venivano i primi turisti, eccetera, e siamo riusciti, cosa del tutto nuova e soltanto in quel caso lì, a ottenere dalla provincia un contributo a fondo perduto. La provincia ha detto, Buffatti mi ricordo, ha detto, ecco, questi sono i soldi, voi fate la strada, noi non ci entriamo per niente.
ci hanno dato i soldi, abbiamo fatto quei 2,5 chilometri di strada, è stato l'inizio per asfaltare poi tutte le strade, poi le strade sono state provincializzate, eccetera. Sono state asfaltate tutte anche le strade secondarie, le strade che portano alle contrade, non quelle tra il capoluogo e il paese, tutte. Ecco, da lì poi è nato tutto il resto, insomma, no? Adesso io non faccio un elenco, anche perché avevo invitato caldamente il segretario Bassi, al quale io devo tanta riconoscenza, perché mi ha insegnato come si fa a operare, a risparmiare e a realizzare. Ma avevo capito già dalla risposta che mi aveva dato che non sarebbe venuto, perché eccetera, insomma, hanno tanto esforzi. La salute sarà un motivo, ma tutti abbiamo motivi di salute, specie a una certa età come la mia, come la sua. Ecco, comunque è stato un fedelissimo collaboratore che mi ha consentito, eccetera. Poi, cosa potrei fare un elenco, lunghi elenchi delle scuole che non c'erano, c'era neanche una scuola in ordine, erano tutte da demolire quelle che c'erano. E infatti sono state demolite quelle di Apparecchio, quelle di Castioni, eccetera, no? Sono state fatte di nuove, quelle di Acciaio, eccetera. Ecco, pian piano sono passati, come ho detto prima, 24 anni per me, insomma, no? Ecco, poi ho dovuto concludere così un po' anticipatamente pochi mesi, in quanto mia moglie aveva avuto quell'ictus che l'ha resa invalida, perciò mi sono ritirato e ho lasciato spazio a gente più fresca, più forte e più capace di andare avanti nelle condizioni di poter dedicare, perché il tempo che si è dedicato, che si dedica in una carica come quella di sindaco, non prima contarlo, perché tutte le ore a casa e in comune o per la strada o a scuola o in qualche parte, insomma, tutti hanno bisogno di qualche cosa. Ecco, io non avrei altro da dire, insomma, se non ringrazio tutti quelli che sono stati ricordati, e in particolare modo l'ultimo che se n'è andato, Franco Comencini. Franco Comencini è stato per me un figlio. L'ho trovato bocciato in una seconda media a Caprino negli anni 54. Mia mamma, che aveva 5-6 figli, me l'ha raccomandato tanto. L'ho seguito, è arrivato, si è diplomato, eccetera. Poi, anche loro avevano tante difficoltà, e mi ha domandato la mamma di poterlo mandare in comune. In comune devo fare, fa qualcosa, gli dice fare, gli dice, no, ma io non so comune, io non so comune. Lui basta che il disegnatore in comune a scrivere a macchina, i tempi là, la macchina da scrivere, e al computer di oggi, chi è che va adesso a operare in macchina? E Franco è venuto in comune, è stato lì, eccetera, mi diceva, io non so, io non vuoi niente, e io non posso dartene, dico, perciò siamo d'accordo su quel punto lì, però vi chiedo una cosa, vedete che la mia è una chiacchierata così a livello di amici, insomma, no, qui passiamo dagli alti vertici alla pianura più bassa, però mi diceva, vero professore, a me interessa soltanto, dice, che quando fate una gazega, cioè la gazega sono, si andava soprattutto sui caffè a mangiare i polometti e i ferri, ecco, mi faccia venire, dice, che lì si mangia, dice, infatti lui veniva e mangiava allegramente, era proprio un piacere vederlo mangiare, insomma. Poi fatto con lui la sua strada, fatto il suo concorso, è diventato dipendente comunale, poi è andato in pensione, poi si è dedicato a tutte le attività del comune, da quelle politiche, a quelle sociali, a quelle sportive, a quelle assistenziali, eccetera. Tipo, e purtroppo, così, improvvisamente, poco tempo, pochi giorni, poco tempo fa, un mese o due fa, non so, mi ricordo più il giorno, adesso, ma dopo una partita di tennis, diciamo, sul campo di Caprino, si è sdraiato sull'erba come se volesse riposare le stanche membra, e da lì non si è più alzato. È andato via così, c'è stato portato. Thank you.
io gli devo molto, soprattutto perché ha corrisposto alle mie attese, alle mie esigenze, anche ha sopportato le mie intemperanze tante volte, però lui è sempre stato molto bravo anche nell'incassare i colpi, perché naturalmente teneva ben fermo l'obiettivo, che era quello però sempre di far del bene. Lui interveniva così discretamente anche nei miei confronti per illustrarmi un po'. Ecco, in questi paesi piccoli, sapete, gli uffici sono quelli che sono, però la gente ha bisogno anche di loro. Sono state due persone che hanno soprattutto dedicato al paese la loro attività con un certo criterio, che è quello dell'amore del prossimo, diciamo, un po' al povero. Donatello Zamperioli, che ha seguito tutti i movimenti e tutte le attività, eccetera, e il dottor Giuseppe Sandri, che ha fatto tutta la sua attività qui nel comune di Costermano, mentre avrebbe potuto fare il primario a Mussolino, ha rinunciato, proprio perché mi ricordo che è venuto a casa mia a Caprino e mi ha detto: tu devi fare il sindaco. Io ho detto: no, non faccio niente. Allora disse: io andrò via da Costermano. Quello mi ha ricattato un po', allora ecco. Quello, il dottor Sandri, mi diceva, vedi, dice, sono pochi i soldi che ci sono, dice, bisogna cercare, sai, quei pochi che ci sono, devono spendere, facciamo di tutto, insomma, no. No, ma dice, vedi, adesso, delle volte, c'era a fare una gita, per esempio, cioè andare via in qualche parte, così, a fare un'escursione a funghi, eccetera. E la mattina lui alle 5, 4 e mezza, 5 andava in casa di qualche ammalato che aveva bisogno di una trasfusione, di un flebo, andava a casa perché naturalmente lo curava a casa. Dice: Carlo, dice, quei tempi, pensate agli anni quando c'erano 20 milioni, 25 milioni di bilancio comune, con personale e tutto. Dice: se per caso cominciamo a mandare all'ospedale la gente che ha bisogno di assistenza, dice, ci mangiano il bilancio in partenza. Dice: no, non possiamo farcela, insomma. E lui si dava da fare di giorno di notte. Ecco, io ho trovato sempre dei grandi collaboratori, delle persone preziose, delle persone che le ho studiate. Se io mi dilungo un po' su questo, l'aspetto, diciamo, della collaborazione che c'è in una piccola società può risolvere dei grossi problemi e dare anche delle grandi soddisfazioni, insomma, proprio perché sono mirati sulle persone e le persone sono quelle che contano, insomma, no? Io spero di aver contribuito anch'io a ottenere questi risultati e a non tediarvi di più. Abbiamo capito quanto il professor Benedetti, anche per chi non lo conosceva, da quanto amato i cittadini, da quando adesso gli vogliono bene anche le persone che finora non hanno mai conosciuto delle sue parole, è uscito quanto lavoro ha dovuto fare per Costermano in quei difficili anni del dopoguerra. Ha parlato del cimitero tedesco come ricchezza, degli acquedotti che abbiamo cercato di salvaguardare, del progresso economico che cominciava a venire avanti. Belli d'Italia, Italia sedesta, nell'elmo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, chi Dio la creò. Vigiamci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamci a corte, siamo pronti alla morte.